Salve, sono Francesco Sbeldorio e vi do il benvenuto al corso di programmazione di BASIC di archeologia informatica. Prima di iniziare, vi ricordo che se vi piace quello che facciamo, potete mettere un like al video e iscrivervi al canale e condividere quello che facciamo. Questo sembra poco, ma ci dà una grossa mano. Detto questo, sigla! Intanto mi presento, mi chiamo Francesco Sbeldorio, l'ho già detto. Sono uno sviluppatore, un programmatore di professione e ho lavorato su diversi domini applicativi, su diversi campi e oltre a lavorarci è anche il mio hobby. Mi piace molto programmare, mi piace creare progetti anche divertenti, non necessariamente cose che abbiano un'utilità oggettiva, ma è un po' come ascoltare musica. Si ascolta musica non perché ci serva per fare qualcosa di concreto, ma perché ci piace. Ecco, a me piace programmare. E con il team di archeologia informatica, e grazie a Simone Pizzi, abbiamo pensato di realizzare questo corso. Un corso di BASIC dall'inizio, da zero, proprio from scratch, per capire come una volta, come negli anni 80, si programmava a casa. Anche se il BASIC, come diremo, non è nato certo negli anni 80, ma ben 20 anni prima. Questo corso, la struttura di questo corso, prende ispirazione da Video Basic del gruppo editoriale Jackson, un bellissimo corso di Basic che era uscito negli anni 80 e che molti di noi, cioè non tutti quelli che hanno imparato il Basic l'hanno imparato da lì, ma molti l'hanno imparato da lì. Io sono uno di quelli. Ho molto gradito la suddivisione e la strutturazione di questo corso e quindi mi ispirerò liberamente a Video Basic di Jackson, che fu sviluppato da Softidea, una software house di Como. Mi piace ricordare queste realtà che oggi non ci sono più, ma che tanto hanno dato a noi sviluppatori del 2024. La scelta del Basic del Commodore 64 è stata fatta per un motivo di non so se è una cacofonia, ma di basicità, nel senso che il Commodore 64 ha un Basic estremamente scarno e come tale è la base per praticamente il Basic di qualunque altra macchina. Se un programma gira se un programma Basic gira sul Commodore 64, siamo praticamente certi che possa girare sul Basic di qualunque altra macchina 8 bit, perché il Basic c'è anche per le macchine le macchine moderne, ma si tratta comunque di remake di un linguaggio utilizzato tanti anni fa. Proprio per questo motivo, durante questo corso non faremo riferimento a delle feature specifiche del Commodore 64, e proprio per rendere il corso più generale possibile, più semplice e generale possibile. Utilizzeremo però il Commodore 64 come piattaforma. Questo lo faremo. Utilizzerò un emulatore VICE, che è il migliore presente sulla rete per emulare il Commodore 64, anche se, come ripeto, come ho detto, non utilizzeremo feature particolari, ma qualora dovessimo farlo sarà specificato. Dirò: questa caratteristica è tipica solo del Commodore 64. Quali sono i nostri obiettivi? Il nostro obiettivo è creare un piccolo ciclo di puntate sulle basi della programmazione BASIC, quindi delle puntate pre-registrate, per capire se poi c'è effettivamente interesse per fare qualcosa di più interattivo, che potrebbe trasformarsi anche in delle live, perché no, in cui si ipotizza una traccia o un compito da realizzare e si potrebbe farlo insieme. Cioè, l'idea nasce anche un po' ispirato a quello che i vecchietti come noi se lo ricordano, il cosiddetto consorzio Nettuno. Vi ricordate? Negli anni 80, se accendevi la TV alle 3 di notte, oltre a Colpo Grosso, c'erano anche trasmissioni in cui emeriti professori universitari, dotati di gessetto e lavagna, tenevano delle interessantissime e noiosissime lezioni di matematica. Quindi non vogliamo fare questo, però, come dire, potremmo ispirarci scherzosamente a questo tipo di trasmissione.
Bene, per il momento è tutto. Abbiamo introdotto quello che volevamo introdurre. La prossima settimana ci sarà la primavera lezione. Mi raccomando, non dimenticatelo. Mettete un like, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!